Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccio vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Cristo Gesù, venga il tuo regno, oh mio Signore. Dal Libro di Cielo, volume 6, capitolo 37, 29 aprile 1904. Continuando il mio solito stato, mi sono trovata circondata da tre vergini, le quali, prendendomi, mi volevano a viva forza crocifiggermi sopra di una croce. Ed io, siccome non vedevo il benedetto Gesù, temendo, facevo resistenza. E quelle, vedendo la mia resistenza, mi hanno detto: Sorella carissima, non temere che non c'è il nostro sposo. Lascia che ti incominciamo a crocifiggere, che il Signore, tirato dalla virtù delle sofferenze, verrà. Noi veniamo dal cielo, e siccome abbiamo visto mali gravissimi che stanno per succedere in Europa, per fare che almeno succedessero più miti, siamo venute a farti soffrire. In questo mentre mi hanno trapassato coi chiodi le mani e i piedi, ma con tale crudeltà di dolore che mi sentivo morire. Ora, mentre soffrivo, è venuto il benedetto Gesù che, guardandomi con occhio severo, mi ha detto: Chi ti ha comandato di metterti in queste sofferenze? Dunque, a che cosa tu mi servi? A non poter essere neppure libero di fare quel che voglio e ad essere tu un continuo intoppo alla mia giustizia? Io nel mio interno dicevo: Ma che vuole da me? Io neppure lo volevo. Sono state loro che mi hanno indotto e se la prende con me. Ma non potendo parlare per l'acerbità del dolore, quelle vergini, vedendo la severità di nostro Signore, più mi facevano soffrire, tirando e rimettendo di nuovo i chiodi, e mi avvicinavano a Lui mostrando le mie sofferenze. E quanto più soffrivo, più il Signore pareva che si mitigasse, e quando l'hanno visto più mitigato e quasi intenerito del mio soffrire, mi hanno lasciato. E se ne sono andate lasciandomi sola con nostro Signore. Onde lui stesso mi assisteva e sosteneva, e vedendomi soffrire per rincuorarmi, mi ha detto: Figlia mia, la mia vita si manifesta nelle creature con le parole, con le opere e con le sofferenze, ma quelle che la manifestano più chiara sono le sofferenze. In questo mentre è venuto il confessore per chiamarmi all'ubbidienza, e parte per le sofferenze, parte che il Signore non mi lasciava, non potevo ubbidire. Onde mi sono lamentato col mio Gesù col dirgli: Signore, come si trova il confessore a quest'ora? Giusto adesso doveva venire? E lui: Figlia mia, lascialo che stia un poco con noi e che partecipi anche alle mie grazie.
Quando uno continuamente frequenta una casa, partecipa al pianto e al riso, alla povertà e alle ricchezze. Così è del confessore, non ha partecipato alle tue mortificazioni e privazioni? Ora partecipa alla mia presenza. Quindi pareva che gli partecipava la fortezza divina dicendogli: la vita di Dio nell'anima è la speranza, e per quanto speri, tanto di vita contieni in te stesso. E siccome la vita divina contiene potenza, sapienza, fortezza, amore ed altro, così l'anima si sente innaffiare come da tanti ruscelli, per quante sono le virtù divine. E la vita divina cresce sempre in te stesso. Ma se non speri tanto nello spirituale, e dallo spirituale ne parteciperà anche il corporale, la vita divina si andrà consumando fino a spegnersi del tutto, perciò spera, spera sempre. Onde a stento ho fatto la comunione, dopo mi sono trovata fuori da me stessa e vedevo tre uomini in forma di tre cavalli indomini che si sfrenavano nell'Europa facendo tanta strage di sangue, e pareva che volevano, come dentro d'una rete, la maggior parte dell'Europa coinvolgerla in guerre accanite. Tutti tremavano alla vista di questi diavoli incarnati e molti ne restavano distrutti. Capitolo 38, 1 maggio 1904. Trovandomi nel solito mio stato, stavo pensando al nostro Signore quando, giunto sul Monte Calvario, fu spogliato del tutto ed amareggiato di fiele. E lo pregavo dicendogli: adorabile mio Signore, non vedo in te che veste di sangue abbigliata da piaghe, e per gusto e piacere amarezza di fiele, e per onore e gloria confusione, obbrobri e croci. Deve non permettere che, dopo che tanto tu sofferto, che io non guardi le cose di questa terra che come sterco e fango, che non mi prenda altro piacere che in te solo, e che tutto il mio onore non sia altro che la croce. E lui, facendosi vedere, mi ha detto: e figlia mia, se tu facessi diversamente perderesti la purità dell'occhio, che facendosi un vero la vista perderesti il bene di vedermi, perché quell'occhio che si bea delle sole cose del cielo tiene la virtù di vedermi, e chi si bea delle cose della terra tiene la virtù di vedere le cose della terra, perché l'occhio, vedendole diversamente da quelle che sono, le vede e le ama. Capitolo 39, 28 maggio 1904. Continuando il solito mio stato e stando con somma amarezza per le continue privazioni del mio adorabile Gesù, quando appena si è fatto vedere, dicendomi: figlia mia, la prima mina che si deve gettare nell'interno dell'anima è la mortificazione, e quando questa mina si getta nell'anima, atterra tutto e dimola tutto a Dio, perché nell'anima ci sono come tanti palazzi, ma tutti di vizi, come sarebbe l'orgoglio, la disubbidienza, con tanti altri vizi, e la mina della mortificazione, atterrando tutto, vi riedifica tanti altri palazzi di virtù, immolandoli e sacrificandoli tutti alla gloria di Dio. Detto ciò è scomparso, e dopo poco è venuto il demonio che voleva molestarmi, solo. Ed io, senza prendere paura, gli ho detto: a che pro molestarmi quando tu sei molto peggio? Per farti vedere più bravo, prendi un bastone e battimi fino a non farmi lasciare neppure una goccia di sangue, intendendo però che ogni goccia di sangue che sparso sia un attestato in più di amore, di riparazione e di gloria che intendo di dare al mio Dio. E quello: non ne trovo di bastoni da poterti battere, e se vado a prenderlo tu non mi aspetti. Ed io: va pure, che qui ti aspetto. E così se n'è andato, restando io con la ferma volontà di aspettarlo, quando con mia sorpresa ho visto che, essendosi incontrato con un altro demonio, andavano dicendo: è inutile che ritorniamo, a che pro battere quando deve servire al nostro danno e con nostra perdita? È buono far soffrire a chi non vuole soffrire, perché quello offende Dio. Ma chi vuole soffrire, ci facciamo male con le nostre mani. E così non è più ritornato, restando io mortificata. È un bel crescendo di insegnamenti in questi tre capitoli, culminanti in questo episodio, certamente da
da ricordare, molto grazioso e al tempo stesso forte, questa sfida vinta da Luisa contro il demonio, vinta con le armi con cui si vincono le sfide contro il demonio, e che non è altro che, insomma, una chicca, un coronamento a quanto già introdotto nei capitoli precedenti. Situazione contingente del primo capitolo, qui siamo nel 1904. Certamente il primo grosso evento luttuoso per l'Europa sarebbe stato lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Però, insomma, quei tre cavalli indomini che si sfidavano sull'Europa facendo tanta strage di sangue mi fanno pensare, questa che ovviamente è una cosa del tutto opinabile, ai tre grandi dittatori che, come dire, gli europei hanno dato origine alla Seconda Guerra Mondiale con le loro follie, insomma, no? E tanta strage di sangue, il record dei morti c'era la Seconda Guerra Mondiale, e proprio in Europa, insomma, no? Certo, poi sono stati coinvolti anche il Giappone, insomma, con le stragi orribili di Hiroshima e Nagasaki, però. E quindi andare a leggere, certamente 1904 contro 1939, sono passati 35 anni. E inoltre, se non ricordo male, Luisa si era fatta la Seconda Guerra Mondiale in stato di io lo chiamo inebetismo, insomma, quella sorta, insomma, di stato, diciamo, non troppo cosciente, insomma, no? Che l'ha accomunato tra l'altro alla fine della vita terrena di un'altra grande mistica italiana, non ancora serva di Dio, che Maria Valtorta. Anche lei gli ultimi anni della vita li ha conclusi in uno stato di semi-inebetimento, nel senso che il Signore se le è tenute solo per loro, le ha smemorate del mondo e le teneva nei loro rispettivi soliti stati, e, come dire, è successo questo, insomma, un fenomeno molto molto pittoresco, molto molto singolare. Ora, il concetto è comunque sia molto chiaro, questo può non piacere, ma è un continuo, cioè fondato nella rivelazione e da sempre, insomma. Cioè, la preghiera, la penitenza, la sofferenza fermano la mano di Dio, questo è chiaro, questo qui, no? Chi volesse, insomma, ripensare a un caso recente, io ricordo quando è stato qualche anno fa, non molti, insomma, perché, insomma, sicuramente non più di 5 anni fa, ma forse molto meno, adesso la memoria. La situazione in Siria precipitò, sembrava di essere veramente alle soglie di un possibile conflitto mondiale. Il Papa chiese un digiuno a tutti i cattolici, lo bandì a livello proprio universale, tutta la Chiesa universale, e la situazione improvvisamente rientrò. Quindi che ci sia una relazione diretta tra le sofferenze offerte dai discepoli di Gesù a vari livelli, ma insomma una vittima chiamata grandi sofferenze, e quantomeno appunto la mitigazione di rovine che noi sappiamo essere causate dal potere dei diavoli, e qui andiamo direttamente alla fine, no? I diavoli non la massacriamo di botte, perché questa le offre le sofferenze, e andiamo a fare danno a noi stessi, perché dietro tutte quante le guerre, dietro i cataclismi, dietro tutto quanto, c'è l'azione dei diavoli. Noi questo qui possiamo certamente dirlo da un punto di vista della fede, no? E questa azione da che cosa è alimentata? Perché non vengono fermati? Beh, viene alimentata dal peccato degli uomini, che li rende forza, che dà loro potere, che dà loro ampli margini di azione. E da che cosa viene limitata? Oltre che dalla santità degli uomini, anche dalle sofferenze offerte sul modello di Cristo crocifisso da parte di coloro che fanno proprio da muro, che si mettono di traverso, ecco. Cioè, questo stato della Chiesa veramente in trincea sotto questo punto di vista, no?
la Chiesa militante è stata chiamata per tanto tempo. È da riscoprire, cioè, noi dobbiamo combattere le battaglie sante, non le battaglie scannandoci l'uno nei confronti dell'altro, no? Ecco, la battaglia delle chiacchiere a vanvera, ecco, delle lingue taglienti, anche di questo, molte sono le omelie del Papa, insomma, delle lingue senza freno, tra l'altro, no? Ma noi dobbiamo combattere contro i veri nemici. I veri nemici sono i diavoli. E combattere contro il diavolo non vuol dire mettersi a fare tutti quanti gli esorcisti fai da te, d'accordo? Significa fare questo, significa essere santi, significa offrire tante preghiere e il digiuno, certamente il digiuno ne ha parlato il Papa nella lettera che ha scritto 3 giorni fa, la lettera al popolo di Dio, quando parlava della doverosa espiazione che tutta la Chiesa deve farsi carico per alcuni peccati gravissimi di alcuni suoi figli. Preghiera e digiuno, ha raccomandato il Papa. In perfetto stile evangelico, perché i diavoli, dice Gesù, certi diavoli si fermano solo col digiuno, oggi è venerdì. Io vorrei tanto, cioè, insomma, no? Chiediamoci, no? Dinanzi a tante situazioni, noi abbiamo la voglia, la forza, il coraggio di, tra gli umani si dice di metterci la faccia, no? Ecco, no, di metterci di mezzo la nostra vita, di soffrire qualche cosa per amore di Gesù, per amore del prossimo, per amore della Chiesa, per amore dell'umanità. Cioè, l'esempio fondamentale che ci dà il Signore è la Madonna. Che cosa sono venuti a fare sul pianeta Terra? A fare il Far West, a fare la rivoluzione, a imporre il regno di giustizia? Chi più di Gesù avrebbe avuto, se avesse voluto imporre il suo regno a tutti, togliendo a ragione o a forza il male fino alle sue radici nel mondo? Ma non l'ha fatto. È venuto a insegnarci come si combatte contro il male, e con il male si combatte con la croce. D'accordo? Non ci sono altri modi per combattere il male. Ecco che, alla luce di questo, insomma, no, uno, se una persona un po', come dire, un po' giovane nella fede, un po' imprudente, legge queste cose, dice: queste che tre le vergini la vanno a crocifiggere e poi gli fanno ancora più male. Ma questa che è sta roba? È chiaro che ci vogliono degli orizzonti di fede. Luisa l'ha vissuto sta cosa, cioè quelle tre vergini sono andate sul serio, non è che stava delirando o vaneggiando. Cioè, le esperienze mistiche non sono gli stati patologici di chi sta fuori di testa, d'accordo? Quindi che ha la schizofrenia e quindi che si crea, si illude di mondi che non ci sono. Sono cose realissime, insomma, per chi le ha vissute, no? Ecco. E Gesù sentenzia lapidariamente che certamente la sua vita si manifesta nelle creature con le parole, con le opere e con le sofferenze. Ma quelle che la manifestano più chiara sono le sofferenze. Quindi un'anima amica di Gesù è un'anima amica della croce. Una breve notazione, ecco, sull'esortazione, sulle belle parole che Gesù rivolge al confessore di Luisa. La vita di Dio nell'anima è la speranza. Per quanto speri, bellissimo tanto di vita divina contiene in te stesso. La speranza, anche qui mi permetto, insomma, se non voglio citare in continuazione, il Papa ha fatto delle interessantissime catechesi quest'anno sulla virtù della speranza, prima di iniziare quelle sui sacramenti, se non ricordo male, e la speranza, che è una virtù teologale sempre un po' meno trattata, meno comprensibile anche, no? Perché la fede la sappiamo più o meno cos'è. La carità, vabbè, qualcuno la fraintende con la caritas diocesana, insomma, la carità è l'amore di Dio del prossimo, ma la speranza è cos'è? La speranza è la virtù che plasma divinamente i nostri desideri, le nostre aspirazioni, che convoglia le nostre energie, d'accordo? Non diciamo nell'atto di speranza: mio Dio, io spero da te la vita eterna,
e le grazie necessarie per meritarlo con le buone opere che io posso e devo fare. Questo è quello che ci hanno insegnato al primo giorno del Catechismo della Prima Comunione, no? Da te io spero la vita eterna, cioè noi camminiamo dritti verso il cielo, d'accordo? Cioè una vita autenticamente cristiana è veramente una vita vissuta in cammino, cioè il cammino verso la patria. Cioè una sera quando andiamo a letto, l'ho detto tante volte anche in tanti interventi, noi dobbiamo essere felici, cioè abbiamo un giorno in meno da stare sul pianeta Terra. Speriamo che l'abbiamo speso bene quel giorno, ma comunque un giorno in meno. Cioè, noi vogliamo andare a paradiso, noi vogliamo stare con Dio, vogliamo stare con la Madonna, vogliamo stare in cielo. E poi dice, sì, dobbiamo però dobbiamo essere santi, dobbiamo compiere tante buone opere, dobbiamo pregare. Io spero le grazie. Ti pare che il Signore non dà la grazia a chi si dispone a riceverla, a chi la desidera, a chi la chiede, ma c'è morto in croce per darci la grazia? Quindi, solo che dove stanno i nostri desideri? E qui andiamo al secondo, dove stanno i nostri desideri? Sulla terra o sul cielo? Qui c'è sempre questo grande conflitto, no? Qui se dice, ma guarda, io ti vedo abbeverato di fiere, spogliato di tutto. Fa che io guardi le cose della terra come sterco e fango. Ecco perché non possiamo, non dobbiamo per nessun motivo attaccarci alle cose della terra, guardare le cose della terra, perché l'occhio stimola il desiderio, cioè sono i canali per mezzo di cui il nostro cuore, la nostra volontà, la nostra intelligenza, la nostra memoria viene sollecitata. Quindi qui non si tratta soltanto di guardare con gli occhi del corpo. Che cosa pensi tu? Cioè, quali sono i pensieri dominanti nella nostra giornata? Quali sono le nostre aspirazioni, i nostri desideri più profondi? La terra o il cielo? Ecco perché la speranza è così importante, no? Ci sono persone, cioè, capite? Ci sono persone che non rivolgono mai un pensiero, ma non è un problema morale, è un problema di colpa, è un dato, è un prendere atto di, perché rimane sempre vero quella grande massima mai sufficientemente meditata da quelle belle sentenze apodittiche lapidarie, no? Che Gesù ogni tanto sparava alla grande: dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Cioè, lo sappiamo tutti quanti, no? Tutti quanti siamo stati innamorati. Se io sono innamorato perso, cioè specialmente nei primi tempi dell'innamoramento, cioè chi lo è stato lo capisce subito, non pensa ad altro dalla mattina alla sera, non desidera altro, che non vede l'ora che vede la sua bella, non vede l'ora di starci insieme, se non ci sta aspetta il momento in cui ritorna, e quando ci sta vorrebbe non andarsene mai, cioè è pazzito, d'accordo? Ma così dovrebbe essere con Gesù e con Maria. Noi impazziamo per Gesù e per Maria, cioè, non lo so, per esempio, chi ancora non vedo l'ora di tornare il più presto possibile a messa, di fare un'altra comunione, di farmi una bella adorazione, non lo so, di farmi un bel rosario con calma, capito? Da solo, cioè, che mi metto in santa pace, senza fretta, senza... cioè, di farmi una bella chiacchierata con Gesù, tutti quanti i modi semplici, d'accordo? Noi già abbiamo la possibilità, come Luisa, che dobbiamo accontentarci, però ci stanno queste cose nel cuore. Anche la nostra vita di fede è grigia, è rutinaria, no? È abitudinaria, fredda, anonima, d'accordo? È in crisi la speranza, se è così. O meglio, vai a vedere, perché è facilissimo fare l'esame di coscienza. A che cosa pensi tu? Cosa desideri? Che cosa penso io? Cosa desidero io? Qual è il centro del tuo cuore? C'è un canto che si fa in chiesa, no? Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore, di trovare te, di stare insieme a te. Ebbene, oh, bellissimo il canto. Cioè, vogliamo stare con Gesù, stare con Maria, starci.
come possiamo nella fede, ma quando noi stiamo con loro, non è che stiamo parlando da soli, eh? Quindi, cioè, vediamo un pochino anche le nostre, facendo l'esame di coscienza, le nostre esperienze di preghiera, no? Quando ancora si è infanti, no? alle prime battute, insomma, anche nella nostra vita spirituale, che dobbiamo curare. Cioè, certamente si ha un rapporto a volte un pochino distante, un po' formale, si fanno tante preghiere vocali, 30.000, cioè, ma si prega molto dicendo molte preghiere ma pregando molto poco, no? Ecco, poi quando si cresce c'è una grande semplificazione nella vita interiore, no? E quindi si ama molto e si moltiplicano molto meno le parole, perché la preghiera è fondamentalmente è un rapporto d'amore. Quando uno è innamorato, certamente con la propria amorosa, come dicono da qualche parte d'Italia, certo che ci parla e la ascolta, ma poi la ama anche, no? Certo, quando uno è fidanzato c'ha dei grossi limiti se vuole essere nella santità, no? Però insomma le coccole, le carezze, gli abbracci, i casti baci, insomma, quelle ne possono pure, cioè, non ci stanno limiti, insomma, no? E sono anche cose molto molto belle, forse più belle di quelle che stimolano, insomma, le parti più violente, più basse, ecco, dell'istinto della natura umana decaduta, no? E così diventano i nostri rapporti con Gesù e con Maria quando si cresce. Se questo non c'è stato, allora non so pregare, mi viene la disperazione, vado in depressione. No, però ascolta la parola di Gesù. Dov'è il tuo tesoro, la sarà anche il tuo cuore. Dov'è il tuo tesoro oggi? Dove? Qualunque cosa, può essere un figlio, può essere un marito, può essere il lavoro, può essere un hobby, può essere un idolo, che ne so, la televisione, la squadra di calcio, il cantante, non lo so, sono tante cose sulla terra, un hobby, che ne so, cioè, però ognuno deve entrare dentro il proprio cuore e chiederselo, altrimenti la vita non decolla, no? Ecco, concludiamo, ecco, vedete quanto Gesù insiste sulla importantissima virtù, oggi un po' fuori moda, e virtù un po' fuori moda della mortificazione. E che è importantissima. La mortificazione, attenzione, universale, non pensiamo solo ai fioretti, ai sacrifici, al digiuno, alle austerità, no, qui parla di orgoglio e di disubbidienza. La mortificazione più grande è escogitare tutti quanti i modi possibili e immaginabili dove noi non facciamo la nostra volontà. Questa è dobbiamo andare a elemosinare, questa è la mortificazione più grande di tutti, perché è la mortificazione principale. La Madonna ha fatto solo questo. Cioè, non ha fatto anche altre cose, ma principalmente quello che ha sempre fatto dal primo istante del concepimento: io la mia volontà non la voglio conoscere. Quindi dobbiamo elemosinare in tutti i modi possibili, forme, inventarci qualcosa, capite? Per non fare la nostra volontà, non farla, non assecondarla. Anzitutto valorizzando delle innumerevoli occasioni che ci mette davanti il Padre Eterno per mortificare la nostra volontà, no? Ma anche non è una cosa possibile. Più uno la mortifica, meglio è. E così l'orgoglio, ecco, l'orgoglio si mortifica in tanti modi, no? Non parlando di se stessi, non facendo discorsi di stima propria, non andando a mettere la matita blu sui propri presunti pregi, o anche andare a commiserarsi al fine di farsi dire che non è vero che siamo peccatori, ma siamo santi, dicendo che io sono un grande peccatore, eccetera, eccetera, no? Accogliendo le mortificazioni, d'accordo? E quindi la mortificazione è un tema enorme, adesso non è questa la sede, insomma, per fare, ci sono delle catechesi, insomma, che credo di aver fatto più di qualche volta sulla mortificazione, no? Che è un punto fondamentale per le anime cristiane, per le anime mariane e per coloro che aspirano a diventare figli della Divina Volontà, perché cioè, qui
piazza pulita bisogna fare per essere figli della divina volontà. Ecco, soprattutto ecco, quello che dobbiamo superare è la paura della sofferenza. E c'è un passo della lettera agli ebrei che dice che il demonio tiene tutti quanti sotto la schiavitù per paura della morte. Ebrei 2, il secondo capitolo, dice che Gesù è venuto a liberare coloro che per paura della morte erano tenuti dal demonio in schiavitù per tutta la vita. Qual è la paura della morte? La paura della sofferenza. Dice, questa non c'ha paura di soffrire. Non c'ha paura. Avete visto, no? Forza, che sei venuto a fare? Che sei venuto a fare? Per farti vedere più bravo? Va a prendere un bastone e mazzami le botte. Forza, fino all'ultima goccia di sangue. Tanto mentre che tu lo fai, io offro un altestato d'amore in più, di riparazione e di gloria che intendo dare a mio Dio. Forza. Dice, no, ma se vado a prendere il bastone non mi aspetti. Ti aspetto. Vieni, forza. Avanti, che aspetti? Vai. Che ha fatto il demonio? E che sono matanata questa? Se moglie spacco le ossa e questa offre tutto quanto al Signore, io vado a fare danno a me stesso e non lo faccio. Dice, è buono far soffrire chi non vuole soffrire, perché quello offende Dio. Ma se uno vuole soffrire, ci facciamo male con le nostre mani. Questo discorso Gesù l'ha fatto l'ha annunciato per 3 volte la passione nei Vangeli, no? Quindi, perché e ogni annuncio della passione e della croce dicevano che i discepoli non entrava nella testa questo discorso qui, perché questo discorso non ci entra nella testa. Ma prima ce lo facciamo entrare meglio è. Perché sono molti i peccati che ci risparmierebbero, molto meno il potere che daremmo al diavolo su di noi se dicessimo, Signore, io voglio tutto quello che tu vuoi, voglio te. Tutto quello che tu vuoi e voglio soffrire tutto quello che tu disporrai di farmi soffrire. Hai carta bianca. Ecco. Senza paura, d'accordo? Perché il Signore, se dovremo soffrire, ci darà la forza. E per le sofferenze che viviamo qui farà tantissime grazie. E per ogni minimo, anche microscopica sofferenza offerta per Lui, ne avremo grandissima gloria. Che il Signore ci aiuti a non dimenticare queste cose. Oh Santa Vergine Maria, aiutaci a camminare sempre sotto le ali sante della Santa Speranza e concedici anche di comprendere la sapienza della croce, ricordando le parole di Gesù che la sua vita molto si manifesta dove ci sono molte sofferenze accolte, offerte, e che senza la mortificazione non potranno essere atterrati i palazzi viziosi delle nostre male passioni, dei nostri vizi, che ci distruggono la vita, danno potere, forza ai demoni e ci impediscono di gustare la bellezza del regno del Divino Volere. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.